Amici del tennis, che giornata incredibile a Parigi-Bercy. I quarti di finale ci hanno regalato emozioni forti e conferme importanti. Alexander Zverev ha dimostrato ancora una volta di essere un vero leone. Il tedesco, con un tennis solido e preciso, ha superato Stefanos Tsitsipas con un netto 7-5, 6-4. Un match dominato, con Zverev praticamente inattaccabile al servizio e capace di sfruttare al meglio i momenti chiave. Con questa vittoria, il numero 3 del mondo raggiunge la 20ª semifinale in carriera nei Masters 1000, eguagliando un record storico. Anche Holger Rune ha mantenuto le promesse. Il giovane danese, campione in carica a Parigi-Bercy, ha superato Alex de Minaur in 3 set, dopo una battaglia durata quasi 2 ore e mezza, un match combattuto, con Rune capace di rimontare nel terzo set e di portare a casa la vittoria. Ma la vera sorpresa della giornata è stata senza dubbio Hugo Humbert. Il francese, dopo aver eliminato Carlos Alcaraz al turno precedente, ha superato anche Jordan Thompson, raggiungendo per la prima volta in carriera la semifinale di un Masters 1000. Un risultato straordinario per il tennista transalpino, che sta vivendo un momento di grande forma. Le semifinali si preannunciano infuocate. Zverev affronterà Rune in una sfida che promette scintille. Sarà un confronto tra esperienza e gioventù, tra solidità e talento. Humbert invece sfiderà ai quarti di finale il solido Khachanov. Il russo, dopo aver superato Dimitrov, imponendosi in 2 set 6-2, 6-3, cercherà di fermare la corsa del francese.